DIRA è un progetto europeo che si è concluso in dicembre scorso. Aveva come coordinatore la Fondazione Bruno Kessler e come obiettivo principale lo sviluppo di soluzioni innovative per l'interazione vocale in ambiente domestico. Ci siamo ispirati in particolare a esigenze e requisiti tipici di persone con disabilità motoria. Le caratteristiche principali del sistema sono che abbiamo una microfonia distribuita nell'ambiente e che il sistema opera 24 ore su 24 in continuo ascolto. Questo significa che il sistema deve essere in grado di ignorare, di filtrare tutte quelle che sono le interferenze audio, rumori, anche il parlato tipico del quotidiano, solamente intercettando quelle che possono essere comandi rivolti al sistema stesso. Le caratteristiche del prototipo sono quindi quelle di poter eseguire comandi quali l'apertura di porte, finestre, l'accensione di luci. DIRA, attivati e apri la porta. Vuoi aprire la porta del salotto? Sì, grazie. Eseguito. DIRA, attivati e apri la finestra. Eseguito. Ecco, pronto. DIRA, attivati e accendi la luce. Eseguito. Annalisa, non è caldo? Un po' sì. DIRA, attivati e abbassa la temperatura. Di quanto vuoi abbassare la temperatura in salotto? 3 gradi, grazie. Vuoi diminuire la temperatura del salotto di 3 gradi? Confermo. DIRA, attivati, musica play. Eseguito. DIRA, attivati e apri gli scuri. Vuoi aprire gli scuri della cucina? E abbassa il volume. Confermo. Eseguito. Come avete visto, il sistema è in grado di operare anche senza avvicinarsi al microfono. Ci sono questi microfoni che stanno in generale a distanza del parlatore, ma in grado di monitorare la cosiddetta scena acustica. Il sistema opera su diverse lingue, italiano, greco, portoghese, tedesco e a breve anche sull'inglese. E attualmente siamo in una fase di impostazione delle attività volte verso un'ingegnerizzazione e un trasferimento di queste tecnologie verso il mercato.